Benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi racconterò di un argomento davvero interessante. Parleremo dei 5 animali più pericolosi da cui dovresti scappare il prima possibile. Preparati a scoprire queste incredibili creature e perché dovresti tenerle a distanza. Prima di partire con la nostra classifica, ricordiamo che, sebbene questi animali siano pericolosi, è sempre importante rispettare il loro habitat e la loro vita. Detto questo, iniziamo con il numero 5. Al quinto posto, troviamo il coccodrillo del Nilo. Questo predatore è uno dei più grandi e temuti della sua specie. Può crescere fino a 6 metri di lunghezza e il suo morso è uno dei più potenti al mondo. Se sei in prossimità di un fiume o di un lago dove sapete che potrebbe esserci, mantieni una distanza di sicurezza. Al quarto posto abbiamo il cobra reale, il serpente velenoso più lungo del mondo. Può superare i 5 metri di lunghezza e il suo veleno è altamente tossico, capace di causare la morte in poche ore se non trattato immediatamente. Se ti capita di incontrarlo, è meglio non avvicinarsi. Al terzo posto troviamo la medusa Irukandji, una delle creature marine più temute. Anche se è molto piccola, il suo veleno può causare dolori lancinanti, nausea e gravi complicazioni cardiache. È una delle sue caratteristiche principali è data dal fatto che è difficile da vedere. Al secondo posto c'è la tigre, uno dei grandi felini più potenti e pericolosi. Se ti trovi nel loro habitat naturale, è meglio mantenere una distanza considerevole e non avvicinarsi troppo. Prima di dirti il numero 1, qual è l'animale più pericoloso che hai visto? Dimmelo nei commenti. Al primo posto, abbiamo il polpo dagli anelli blu. Questo piccolo mollusco è dotato di un veleno potentissimo che può paralizzare una persona in pochi minuti. Si trova nelle acque tropicali del Pacifico e dell'Oceano Indiano. Anche se è relativamente piccolo e poco appariscente, può essere molto pericoloso. In conclusione abbiamo parlato dei 5 animali più pericolosi da cui dovresti scappare. Ricorda, il rispetto per la fauna selvatica e la prudenza sono essenziali quando ci si trova a contatto con la natura. Se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di lasciare un like, condividere e fare l'iscrizione al nostro canale per altri contenuti interessanti.